La storia che a me piace raccontare e che mi è piaciuta di più di tutte le versioni che ho trovato è che questi strumenti venivano forgiati secondo il passaggio dei pianeti dalle stelle e secondo l'uso che se ne voleva fare, quindi diventavano degli strumenti di ritualità e quindi usando dei metalli che sono come dire, sono dei buoni conduttori, perché se pensiamo al rame, al ferro, allo stagno, all'oro e all'argento di cui sono fatte, chimicamente questi sono dei metalli che sono dei conduttori molto potenti. Se poi li vogliamo associare anche all'aspetto astrologico, quindi abbiamo l'aspetto di Marte che è rappresentato dal ferro, Mercurio appunto dal mercurio, il Sole dall'oro, la Luna dall'argento, possiamo comunque intrecciare queste conoscenze e usare lo strumento secondo questi canoni.